Grazie Presidente. Presidente, io credo che la mozione presentata dal gruppo parlamentare della Lega sia l'unica mozione che vada ad affrontare in modo completo ed esaustivo un problema e un fenomeno, ovvero il fenomeno del contrasto all'immigrazione clandestina e del conseguente fallimento dell'operazione Mare Nostrum. A differenza invece di tutte le altre mozioni che si limitano esclusivamente a focalizzare la propria attenzione sul tema della modifica di Dublino 3. Io però credo che prima di ogni altra considerazione che faremo e considerazioni che riprenderanno sostanzialmente tutte le riflessioni che almeno nell'ultimo anno e mezzo la Lega ha formulato rispetto al fenomeno dell'immigrazione clandestina, rispetto all'operazione Mare Nostrum, già abbondantemente definita operazione fallimentare e sciagurata, io credo che la presenza del sottosegretario e quindi la presenza del governo debba essere tale da portare il governo a fare chiarezza e a rendere edotto il Parlamento rispetto a un fatto, a mio avviso, gravissimo, fatto che la Lega aveva già denunciato mesi fa e che oggi troviamo corrispondenza su tutti i giornali nazionali. Infatti, su tutti i giornali nazionali oggi si dà riscontro del fatto che la Procura di Palermo, e quindi non la sede della Lega di Via Bellerio, ma la Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta, ha aperto un'indagine relativa alla possibile infiltrazione della criminalità terroristica nel nostro paese attraverso lo sbarco degli immigrati e quindi attraverso l'operazione Mare Nostrum. Fatto gravissimo, fatto accertato e in corso di indagine da parte di una procura seria e di una procura che solitamente agisce con cognizione di causa. Noi chiediamo che il governo su questo aspetto, ovvero sulla possibile infiltrazione dell'ISIS e quindi sulla possibile infiltrazione del terrorismo di matrice islamica attraverso gli sbarchi che avvengono in modo particolare nel sud del nostro paese, dica qualcosa, perché credo che non possa essere lasciata cadere nel vuoto questa pesantissima inchiesta e questa pesantissima circostanza che rischia di mettere in pericolo l'incolumità del nostro Paese, anche perché oltre all'inchiesta della Procura di Palermo, sempre secondo le fonti giornalistiche, anche i servizi segreti del nostro Paese avrebbero riscontrato il rischio di infiltrazioni del terrorismo islamico attraverso lo strumento dell'immigrazione clandestina. Quindi noi chiediamo ufficialmente al sottosegretario, al governo, meglio ancora se arriverà in aula il ministro dell'Interno o il presidente del Consiglio, affinché venga fatta chiarezza e affinché venga tutelato nel miglior modo possibile la sicurezza e l'ordine pubblico del nostro Paese. Perché quello che stiamo vedendo accadere in altre parti del mondo, non ultimo quanto accaduto poche settimane fa all'interno di una scuola in Pakistan, rispetto alla forza del terrorismo di matrice islamica, in modo particolare riferito all'ISIS, credo che stia gettando un'ombra di profonda preoccupazione nel nostro Paese, anche a fronte del fatto che più volte ci è stato detto che circa 50 cittadini italiani o figli di immigrati di seconda e di terza generazione in questo momento sono nei territori della Siria, dell'Iraq e dell'Afghanistan a fiancheggiare il terrorismo islamico. Quindi la prima richiesta ufficiale che noi facciamo al governo nella sede ufficiale che è il Parlamento è di fare chiarezza rispetto a questo fatto che la Lega aveva già denunciato mesi or sono, denunciando il fatto che il fenomeno dell'immigrazione clandestina che voi avete favorito e incentivato attraverso la sciagurata e folle operazione Mare Nostrum, che è tutt'oggi in corso, rischiava di portare in sicurezza e problemi all'ordine pubblico del nostro Paese. E mi auguro che questa richiesta ufficiale da parte della Lega non venga lasciata cadere nel vuoto da parte del Governo. Detto questo, la Lega aveva lanciato un altro allarme
a seguito dell'operazione Mare Nostrum, ovvero che l'operazione Mare Nostrum, che nasce il 18 ottobre del 2013 come disincentivo al fenomeno degli scafisti e come incentivo al fenomeno dell'immigrazione clandestina, si sarebbe invece ridotta a esercitare una pratica esattamente l'opposto, ovvero a incentivare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, a incentivare il fenomeno degli sbarchi e i numeri e soprattutto a incentivare anche il problema dello scafismo. Tant'è che i numeri, e mi permetterà la collega di dire che non sono numeri semplicemente percepiti, la collega Locatelli, ma sono numeri reali, perché i numeri reali dicono che dall'operazione Mare Nostrum ad oggi sono circa 200.000 gli immigrati o i migranti, come solitamente li chiama la Presidente Boldrini, per noi sono nella stragrande maggioranza dei casi immigrati clandestini. Abbiamo 200.000 sbarchi, abbiamo avuto 3.000 morti nel Mediterraneo, abbiamo avuto circa 600 scafisti che sono stati arrestati. Numeri drammatici, numeri che rappresentano la cartina al tornasole di un'operazione tutta italiana, che ha rappresentato un fallimento in termini di contrasto al fenomeno dell'immigrazione clandestina da un lato e un fallimento anche in termini di esborso di risorse economiche per il nostro paese. Abbiamo detto abbiamo avuto modo di sostenere all'epoca che l'immigrazione clandestina e quindi che l'operazione Mare Nostrum rischiava di essere un business per pochi e un dramma per molti. I fatti che si stanno verificando, che si sono verificati poche settimane fa a Roma e che sembra abbiano un eco costante e continuo, tale per cui l'operazione e l'inchiesta Mafia Capitale sembra non essere ancora esaurita, denunciamo il fatto che l'operazione Mare Nostrum rischiava di essere un business per pochi e oggi stiamo vedendo nei fatti come l'operazione Mare Nostrum è un business per coloro i quali hanno gestito, stanno gestendo il fenomeno dell'accoglienza, hanno gestito e stanno gestendo il fenomeno dell'accoglienza e dell'assistenza all'interno dei centri d'accoglienza con una evidente responsabilità politica da parte di coloro i quali, da parte del governo, dei governi, da parte della maggioranza, da parte ovviamente del Partito Democratico che ha sostenuto e che ha favorito l'operazione Mare Nostrum. Quanto sta accadendo in questi giorni attraverso l'inchiesta Mafia Capitale, per quanto vergognoso e indecente circa le modalità di gestione del fenomeno dei flussi migratori, del fenomeno dell'accoglienza, diventa ancora più indecente, diventa ancora più vergognoso nel momento in cui emerge che la gestione dell'accoglienza addirittura lucrerebbe e porterebbe utile e guadagni molto di più che non il traffico di droga. Questo è un fatto gravissimo conseguenziale a un'operazione sbagliata e sciagurata qual è Mare Nostrum e la maggioranza che ha sostenuto l'operazione Mare Nostrum, il governo che l'ha attuata, non può esimersi dalle responsabilità politiche di quanto sta accadendo oggi rispetto ad una delle inchieste più clamorose che stanno colpendo il nostro paese. Il problema non è soltanto Dublino 3. E voglio ricordare, lo faccio tramite i rappresentanti del governo e tramite la presidenza della Camera, al Presidente del Consiglio, il quale pochi giorni fa, rispondendo in merito all'esito del semestre di presidenza europea, accusava l'allora maggioranza di aver sottoscritto l'accordo di Dublino 2, dimenticandosi che Dublino 3 è stato sottoscritto il 26 giugno del 2013 dal predecessore del presidente Renzi, sottoscritto da colui il quale, anche da colui il quale l'altro giorno sedeva accanto del presidente Renzi, ovvero il ministro Alfano, e quella poteva essere, quindi la modifica di Dublino 3 poteva essere la circostanza, poteva essere l'occasione utile al fine di poter modificare l'intento e della convenzione e del regolamento. È evidente, presidente, che la nostra mozione va a toccare tutti gli aspetti
della gestione di Mare Nostrum. Mare Nostrum non è assolutamente cessata, tant'è che negli ultimi 10 giorni sono sbarcati sul nostro territorio circa 5.000, ripetiamo, immigrati clandestini, circa 10.000 nell'ultimo mese da quando il ministro Alfano avrebbe annunciato la cessazione di Mare Nostrum e la sostituzione di Triton. Siamo ancora nel fallimento più totale. Noi crediamo che debba esserci un intendimento a rivolgersi ovviamente all'Europa, perché l'Europa faccia la propria parte, ma chi deve fare innanzitutto la propria parte deve essere il governo italiano, un governo che ha fallito totalmente sul fronte dell'immigrazione, un governo che ha fallito totalmente andando a smantellare tutte quelle politiche di contrasto all'immigrazione clandestina che erano state faticosamente costruite dal precedente governo di centrodestra, e mi limito a citare semplicemente la cancellazione del reato di immigrazione clandestina, lo svuotamento del fondo rimpatri, la sostanziale abolizione dei CIE, dei centri di identificazione ed espulsione, che sono l'unico strumento utile e necessario per provvedere all'espulsione e al rimpatrio, e al dimezzamento dei tempi di mantenimento nei CIE. Una politica di grave irresponsabilità da parte del governo, una politica filo immigrazionista le cui conseguenze devastanti si stanno riversando sui territori e sugli enti locali. Enti locali che oggi con grandi difficoltà, con grande spirito di responsabilità, stanno gestendo la conseguenza di questa politica immigratoria scellerata da parte del governo. Crediamo che tutte le altre mozioni che sono state presentate, che tocchino unicamente ed esclusivamente il problema di Dublino 3, tra l'altro problema che lo si poteva tranquillamente risolvere in questi 6 mesi di presidenza europea, rispetto ai quali il fallimento del governo italiano è un fallimento totale, ivi compreso sulla gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina, noi crediamo che l'unica mozione degna di essere accolta è l'unica mozione che pone con attenzione il tema della gestione del fenomeno immigratorio, sia quella della Lega. Grazie.